Eccoci qui, cari amici di Viene a Vivere all'Estero, buongiorno e benvenuti. Allora, oggi sono qui vicino, non lontano da dove vivo, per farvi vedere questa statua. Questa statua è piuttosto importante per gli abitanti della zona perché ha fatto la storia. È un certo signore che ha fatto una cosa particolarissima, vi faccio subito vedere cosa ha fatto. Ed è un tizio che ha portato l'esportazione italiana in giro per il mondo. Vi faccio vedere anche in che anni, qui sono muore nel 1910 e ha esportato, questa è una zona dove c'è stato molto tessile, ha esportato tutta questa roba in giro per il mondo. Quindi qui vedete che era esportato in Argentina, in Bolivia, in Brasile, in Cile, in Colombia, che bel simbolo, con la cornucopia la Colombia, poi in Equatore, in Honduras, in Messico. Questo signore ha portato in giro la roba italiana, macchine tessili, prodotti tessili, un po' per il Sud America, insomma, con una certa facilità, a quanto pare, Venezuela. Quindi, questa è una metafora per ricordarci che, insomma, se in altri tempi questi personaggi riuscivano a fare imprese storiche, epiche, chiaramente questo è un personaggio fuori dal comune, eccola qui la sua testa, significa che oggi noi, che semplicemente abbiamo l'onere più semplice di voler cominciare una vita all'estero, e la strada è stata già battuta, già aperta da altri. Quindi anche noi possiamo andare lì a esportare la nostra italianità, i nostri modi di fare e contaminare culturalmente anche il posto dove andiamo, dove i nostri vicini di casa, i nostri colleghi prenderanno un po' più della nostra italianità e noi prenderemo un po' più della loro internazionalità. Bene, quindi ragazzi, spero che questa statua vi faccia riflettere sul fatto che andare all'estero per cercare fortuna, quindi questo signore in Sud America, ripetiamolo, riuscì piuttosto bene, e quindi buona fortuna a tutti. Prima di chiudere vi ricordo che noi stiamo organizzando un webinar con Rossella che vive a Rotterdam, quindi troverete il link per l'iscrizione gratuita al webinar qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi, sarà una bella opportunità per raccontarvi da insider, due di noi, come si superano gli alti e bassi delle fasi dell'adattamento all'estero. Bene, noi ci vediamo alla prossima, buon proseguimento, ciao!